Intanto raggiungiamo la 30ª edizione, che è già un record per noi sicuramente, e per la 30ª edizione abbiamo pensato di fare ancora più concerti, quindi in realtà faremo 54 concerti distribuiti. Siamo già partiti da metà luglio e arriviamo a metà settembre, il 5 settembre. In più, ospitiamo tanti altri festival al nostro interno, quindi è diventato un po' il festival dei festival, nel senso che aiutiamo ad esempio la manifestazione sui sassofoni che c'è a Pontebba, piuttosto che a fine agosto il Festival Anciutti basato sulle doppie ance. E quindi ci sono un sacco di manifestazioni e un sacco di possibilità per chi viene in montagna anche di godere dell'enogastronomia meravigliosa della nostra regione e di visitare posti e luoghi incantati, sempre con un concerto diverso ogni sera. Ecco, un festival appunto con 70 appuntamenti che sono, soprattutto in questo periodo molto complicato, tanti. Come siete riusciti ad organizzare il tutto? Sì, 70 sono i concerti che organizziamo in generale, su Carnia ne abbiamo appunto 54. Siamo riusciti, grazie alla pazienza dei comuni, delle parrocchie che ci ospitano e allo staff di persone che mi segue, che è molto professionale. Ci rispettiamo i distanziamenti, quando siamo al chiuso ci sono le mascherine, all'aperto ovviamente non servono. Abbiamo anche qualche bellissimo spettacolo in qualche malga, ad esempio il 4 agosto siamo negli scavi archeologici di Zuglio, una location pazzesca con un duo voce percussioni. E quindi si riesce a gestire bene, l'affluenza devo dire è più che buona, visti anche i periodi, e come è andato bene l'anno scorso, speriamo vada bene anche quest'anno. Ecco, l'anno scorso ci eravamo sentiti, eravamo proprio all'inizio di questo piccolo cambio in cui si era riaperto tutto quanto. E ci racconta un po' più con precisione l'anno scorso com'è andata. Ha detto benissimo, Sì, ma. l'anno scorso è andato benissimo nel senso che avevamo tutto pieno, ovviamente non abbiamo grandissime location e quindi questo aiuta, non è che facciamo spettacoli da 2000 persone, però diciamo che le persone si sono fidate ed è andato tutto bene. Quest'anno mi sembra sia lo stesso, c'è un pochino meno di movimento perché come sappiamo i turisti che vengono dall'estero o gli emigranti che rientrano magari sono di meno quest'anno, però devo dire che c'è un movimento forse più regionale o di primo confine che comunque mantiene un'utenza sempre attenta e ormai comunque sono dopo 30 anni, ovviamente c'è un'abitudine ad andare al concerto assodata. Ecco, quest'anno voi avete anche una parte orchestrale molto importante, ce la racconta? Sì, certo, abbiamo organizzato questo importantissimo festival che si chiama Accordi Musicale con una grande fondazione anche straniera che ci porta solisti e direttori da tutto il mondo. È una fondazione che appunto è proprio basata sul supporto della cultura e degli artisti internazionali, quindi arrivano direttori dall'Armenia, dalla Russia, dall'Inghilterra, da ovunque. C'è stato Iserlis, adesso stasera avremo il 1º agosto un concerto con la Sinfonia del Nuovo Mondo. Abbiamo un compositore residente, vivente, che vive in America adesso, Shore, di cui in ogni concerto facciamo un concerto solistico per strumento e orchestra e poi facciamo invece una sinfonia molto famosa. È un compositore molto interessante, sembra un po' musica da film, piace molto e quindi così promuoviamo anche la musica nuova, ma nella stessa serata si può sentire una sinfonia di Beethoven, ad esempio il 3 si sentirà la terza sinfonia di Beethoven, oppure appunto stasera la sinfonia del Nuovo Mondo e così avanti. E poi invece il festival normale Carni Armonie, questo all'Auditorium di Tolmezzo, la sinfonica ovviamente. Invece gli altri appuntamenti si svolgono un po' su tutta la montagna in ben 30 comuni diversi. Ecco, chi volesse andare a cercare, ovviamente noi non possiamo elencarli tutti Certo, è adesso qui, impossibile. chi volesse andare un po' a cercare, a curiosare, Sì. dove trova le informazioni? Trova tutto su www.carniarmonie, tutta una parola con una sola nel mezzo.it. Devo dire che è un sito molto ben illustrato, si può vedere tutti gli spettacoli, ma ci sono i numeri di telefono, conviene sempre prenotarci perché in alcuni concerti magari non ci sono tanti posti, essendo uno sì o uno no, quindi conviene un colpo di telefono, anche se non è obbligatorio.
e venite a trovarci, perché devo dire la musica, gli spazi, l'enogastronomia della nostra regione invitano anche a rilassarsi, poi c'è aria pura in montagna, si sta bene in questo periodo, direi che fa bene a tutti. Ecco, stiamo parlando del 30° anniversario, quindi 30 anni, si può tirare una linea, diciamo, si può dirci un po' come sono stati questi 30 anni dagli inizi sino ad oggi e un po', insomma, un colpo d'occhio per il futuro? Certo. E beh, diciamo, è cambiato assolutamente tutto. Pensiamo che 30 anni fa non c'erano i cellulari, c'erano i primi piccoli concerti, c'era prima le prime idee di turismo culturale, quindi molto difficile tutto, ma poi si è sviluppato, devo dire, molto bene. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo raggiunto una dimensione, da sempre tutto esaurito, di grande attesa. Il salto possibile per il futuro, a mio parere, potrebbe essere forse quello più turistico, cioè quello ancora di spingere di più i pacchetti turistici in maniera tale che chi viene in montagna si può fermare, può godere di tante altre iniziative, andare a vedere un museo, farsi la passeggiata, andare appunto a mangiare qualcosa di buono, quindi abbinare più aspetti in maniera tale che ci sia un servizio completo per chi viene a sentirsi i concerti, che ricordo ogni sera sono diverse, quindi chi si vuol fermare 3-4 sere ogni sera può avere uno spettacolo totalmente diverso.